Ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello. Nell'ultima puntata andata in diretta su Canale 5, abbiamo assistito alla prima vera e propria litigata della nuova stagione del Grande Fratello. Le protagoniste di questa accesa discussione sono state la simpatica Jessica e la giovane Julia, e quanto accaduto in prima serata ha avuto ripercussioni anche durante la notte con i commenti degli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia. Pamela Petrarolo ha dichiarato di non credere all'autenticità di Jessica e che molto probabilmente per lei è un personaggio costruito. No Amanda, lei non è spontanea, c'è come furbizia. Siamo in tanti a pensarla così qui dentro, lei è sveglia. Mia nonna diceva, i fatti sono più importanti delle parole. Ok che si è creata un personaggio, ma non è positivo e non è un esempio. Ilaria Galassi ha avvalorato la tesi della sua amica, lei è finta in queste cose. Che poi abbia delle difficoltà e insicurezze ok, ma alcune cose mi puzzano. Lei costruisce molto, lei sul suo fisico dice che non si leva i pantaloni nemmeno al mare, e poi lo fa qui dopo 3 giorni? Vabbè, mi sembra una cosa esagerata. Poi crea le dinamiche, a far discutere però i telespettatori sono le dichiarazioni del giovane Michael Castorino che sono sembrate assolutamente molto pesanti e fuori luogo, tanto da far pensare ad un possibile provvedimento. Lei ha tanti amici che hanno già fatto questo programma, le hanno dato dei consigli, cosa funziona per emergere? Io infatti ieri mentre litigava con Julia dicevo, ma perché sta esagerando così? Era una cosa forzata, voluta da fare. Ieri era tutta forzata quella lite, le è scappata di mano la situazione. Quando vedo queste cose dico, aia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così. Quando vedo che attacca così è brutto.